Buongiorno, sono Mario Colepardi, presidente della ENCO. Oggi vi parlerò di un argomento che riguarda l'etringite. L'etringite viene anche definita Mr. Hyde e Dr. Jekyll per il suo aspetto bipolare, nel senso che può essere innocua, anzi utile, oppure molto pericolosa. Normalmente la macinazione del clinker di cemento porta ha una conseguenza negativa. Si realizza una presa troppo rapida, per cui il calzestruzzo può essere mescolato, trasportato e messo in opera in tempo utile. Si parla di presa rapida. Questo inconveniente viene eliminato aggiungendo nel mulino una certa quantità di gesso, CaSO4-2H2O, un 5% rispetto al clinker. In queste condizioni il gesso elimina l'inconveniente della presa rapida e viene chiamato regolatore della presa. In queste condizioni infatti si può mescolare, trasportare, mettere in opera il calzestruzzo in un paio d'ore. Questo fenomeno avviene perché il gesso va a depositarsi sul responsabile della presa rapida, che è il C3A, formando una pellicola impermeabile che incapsula il C3A e ne impedisce l'ulteriore idratazione in tempi brevi. Questa etringite è chiamata etringite primaria perché, anche se avviene con espansione, non provoca danni perché si forma quando il calzestruzzo è ancora plastico. Diverso è invece il comportamento dell'etringite secondaria, detta anche etringite da DEF. DEF è l'acronimo di Delayed Etringite Formation, formazione di etringite ritardata. Essa può avvenire per due motivi. Il primo, più banale, è che il calzestruzzo si trova in un ambiente ricco di solfati, nelle acque o nei terreni. Il solfato entra, reagisce con l'idrossido di calcio formando il solfato di calcio biidrato e questo reagisce con gli alluminati formando etringite. Questa è la prima causa di etringite secondaria che può provocare danni. L'altra è legata al calzestruzzo trattato a vapore, come avviene in prefabbricazione quando il calzestruzzo è riscaldato. Se la temperatura del trattamento termico supera un certo valore, per esempio 80 gradi, l'etringite che si è formata per regolare la presa si decompone termicamente in alluminati idrati e solfato di calcio. Naturalmente poi nel tempo, a temperatura ambiente, si riforma di nuovo etringite, ma questa volta l'etringite avviene in un calzestruzzo indurito e quindi può provocare delle tensioni dirompenti. Chi vuole approfondire l'argomento può andare sul sito www.encosrl.it e vi preghiamo di iscrivervi in modo che riceverete una mail con la copia dell'articolo. Nella prossima pillola parleremo della fessurazione.